centro bello, e lo si vede, ma anche un luogo da cui partire per un autentico essere insieme, diciamo, per crescere tutti insieme. Per i sacerdoti c'è Venegono, questo è stato un seminario, ma si apre anche, per esempio, alla formazione delle comunità educanti. Di chi ha responsabilità in diocesi? Questa è esattamente l'intuizione che vorremmo portare avanti e a cui dare consistenza. Ci stiamo rendendo conto che noi finora abbiamo sempre saputo bene che cos'era la formazione dei futuri sacerdoti. Adesso nella Chiesa comprendiamo che è sempre più importante la corresponsabilità. Ci sono altre figure che non sono sacerdoti ma che sono molto importanti. Anche queste vanno sostenute, accompagnate, aiutate, formate. Ecco, parliamo allora di formazione di laici, cioè di persone che mettono a disposizione le loro energie nei vari compiti, nei vari servizi di carattere pastorale, catechisti, persone che sostengono le famiglie, allenatori, insegnanti, sono davvero figure preziose. Questo vorrebbe essere il centro che in qualche modo funge da motore propulsore a sostegno dei cammini di formazione di tutte queste persone. Non a caso qui si è concluso il mandato del Consiglio Pastorale Diocesano, che è stato in carica per un quinquennio, quindi anche un segno che riflettere per la diocesi, con la diocesi, da questo centro propulsore. Esattamente, sì, abbiamo voluto che fosse così anche, come dire, come segno, no? Ha un valore simbolico la presenza del centro del Consiglio Pastorale qui nel centro pastorale. E credo proprio che sia stato percepito questo dallo stesso Consiglio e anche apprezzato.